professor Sergio Pompeo, un anzese doc legato alla sua città e profondo conoscitore della sua storia, sempre pronto a condividere queste sue conoscenze in modo spontaneo, semplice e garbato. Personalmente, ciò che mi ha sempre colpito del suo modo di fare e di essere sono state la gentilezza nei modi, il garbo nelle parole, l'equilibrio e la serietà nelle valutazioni, senza per questo rinunciare al sorriso e alla battuta scherzosa. Sindaco dal 97 al 2001 e poi consigliere comunale dal 2001 al 2006, ha confermato, a mio avviso, col proprio modo di essere che per ricoprire degnamente determinati ruoli non è necessario prevaricare nessuno, essere arroganti e essere primi della classe. Ho preferito non elencare quanto da lui fatto nel corso del suo mandato, perché lo ritengo riduttivo rispetto a quello che ha dato in tutta la sua vita all'interno della comunità. E proprio per questo, perché una vita impegnata e una storia importante che si possono cancellare, caro Sergio, tu rimarrai per sempre un baluardo della storia francese della nostra comunità. Ed era un piacere fare le uscite con te. Le spiegazioni sui luoghi e monumenti erano sempre tanto più. In fondo, portare in giro anche noi i tuoi colleghi. Non c'era informazione che tu non conoscessi, o curiosità, aneddoto, che tu avevi indagato che non sapessi raccontare. Ricordo ancora quando decidesti di candidarti a sindaco. Ci trovavamo in schieramenti concorrenti, ma questo non è mai cancellato né l'amicizia né la stima reciproca. Allora, di fronte alle difficoltà che avresti potuto incontrare intraprendendo per la prima volta un percorso amministrativo, mi dicesti con semplicità e umiltà: però sai, non sono solo. Tanta gente con esperienza e buona volontà.